ho anche imparato un sacco di cose interessanti stamattina dal punto di vista tecnologico. Quando si viene invitati a presentare questo tipo di letture in un ambiente tipo questo, è sempre un po' difficile per il clinico dare un taglio, prepararle, perché l'uditorio che si ha di fronte è probabilmente un uditorio misto che comprende il personale medico, per il quale potrei dire delle cose abbastanza ovvie a un certo punto, e invece persone che non sono di estrazione medica e per le quali posso invece dire delle cose un pochino avanzate. Ho cercato di equilibrare tutto, non so se ci riuscirò, farò del mio meglio per spiegarvi quello che voglio dirvi. L'attuale mia definizione è questa: la statura complessa che è stata inserita a busto è che è una delle tre uniche esistenti in Italia, è quella di radiologia interventistica oncologica, che in pratica è stata staccata dalla radiologia diagnostica, perché ormai i due settori sono veramente molto diversi tra di loro. Chi oggi si occupa di interventistica in ambito radiologico fa quasi più il clinico che il radiologo all'atto pratico. Ormai ho uno staff di collaboratori veramente molto efficiente e quindi dopo tanti anni stiamo ottenendo dei risultati notevoli. Mentre stavo l'altro giorno a preparare questa presentazione, mi è capitato questo caso di questa paziente. E comincio con questo, perché credo che queste poche immagini, anche per chi non sa cos'è l'interventistica oncologica, siano significative. Abbiamo trattato questa settimana questa signora, le immagini sono del 18 marzo 2014, che ha questo piccolo tumore del fegato in un'epatopatia cronica. Ma la signora è una vecchia conoscenza nostra. È una signora che abbiamo trattato per la prima volta per la stessa patologia, ricordo che il carcinoma su cirrosi è una malattia che si ripresenta nel tempo, ed è una malattia che quando noi ci siamo laureati era considerata quasi intrattabile. L'unica possibilità era quella chirurgica, quando possibile, ma certamente non ripetuta tante volte nel tempo. Ebbene, il primo trattamento di questa signora l'abbiamo fatto il 19 novembre del 2003. Sono passati 11 anni, la signora è passata nel nostro reparto 7 volte con nuovi piccoli noduli neoplastici, tanto è vero che il suo fegato sembra più un Emmental svizzero che un fegato, però questa è la sua situazione, la signora sta benissimo. Questo è, direi, se vogliamo riassumere in un caso, cosa è oggi l'interventistica oncologica, è questo: trattamenti meno invasivi possibili, ovviamente fattibili su lesioni che siano di dimensioni relativamente piccole, non possono essere fatte su masse gigantesche, però con questo risultato. Allora, ma come l'abbiamo trattata quella signora qui l'altro giorno? L'abbiamo trattata in questo modo, e cioè la famosa fusione di immagini. Il noduletto visto dall'attacco è stato montato insieme all'ecografia, l'ecografia l'ha trovato, questo è l'ingresso dell'antenna di microonde per trattare questo nodo, il nodo è di circa 2 cm. E il trattamento finisce qua. Quando si sviluppa questa nube di gas attorno al nodo, il trattamento è finito. Quanto tempo è passato dal momento dell'inserimento al momento in cui abbiamo tolto l'antenna? 3 minuti e mezzo. Il tumore di questa signora è stato trattato attraverso una via percutanea, la paziente è andata a casa la mattina successiva, in 3,5 minuti di tempo. Adesso sì, è possibile, qualche anno fa certamente i tempi non erano questi. Gli argomenti che sono inclusi nell'evento odierno sono importanti, tanto è vero che Lieseroni, che è stato per molti anni il gran capo del National Institute of Health di Bethesda, in pratica la struttura leader mondiale della sanità, nell'elencare quali sono stati negli ultimi decenni i progressi della medicina, di tutta la medicina, ha elencato risonanza magnetica, di cui parlerà il prossimo relatore, e le tecniche mini-invasive interventistiche. Credo che questo dia l'importanza di quello che stiamo discutendo quest'oggi. Che cos'è in pratica l'oncologia interventistica? Perché ormai si chiama così, Interventional Oncology, è la possibilità di trattare attraverso metodiche mini-invasive introdotte attraverso la pelle oppure attraverso cateteri, attraverso le arterie o le vene dentro nel bersaglio, energia che cura il tumore. Per cui i famosi quattro pilastri dell'oncologia, prima erano tre,
adesso sono quattro, all'oncologia medica, alla radioterapia, all'oncologia chirurgica, adesso c'è l'oncologia interventistica. Questi che vengono chiamati oggi i four pillars dell'oncologia. E in questo, e qui mi ricollego alle letture interessantissime che ho appena sentito, l'Italia ha avuto un ruolo storico, credo che sia uno dei pochi, non pochissimi, uno dei pochi campi della medicina in cui l'Italia ha avuto un ruolo leader dall'inizio. E volevo darvi due dati. Il primo lavoro al mondo pubblicato sul trattamento di una patologia tumorale solida attraverso la pelle, introducendo un qualche cosa, è un lavoro italiano, e devo dirlo, anche sono molto contento di dirlo, nasce dal gruppo di Busto Assizio, dal mio gruppo, perché iniettammo alcol all'interno di un tumore delle paratiroidi nell'85, anzi la cosa fu fatta nell'83, e non c'era prima di allora nessuna possibilità di utilizzare l'imaging per curare una patologia lasciandola dentro nel corpo. Come ci venne questa idea? Ci venne assolutamente per caso, come ogni tanto capita, penso anche nel mondo della ricerca, perché avevamo fatto un semplice acquaspirato di una paziente che aveva un nodulo nel collo e cui non sapevamo cosa fosse, e pochi giorni dopo il semplice acquaspirato, il clinico ci chiamò e ci disse: cosa avete combinato a questa paziente? Perché di fatto è guarita, il paratormone è tornato a livello normale. L'ago aveva creato un ematoma all'interno del nodulo, l'ematoma schiacciando il tessuto vitale, il tessuto funzionante, aveva reso inattivo il nodulo stesso. Da qui ci venne l'idea di dire: ma se noi introduciamo all'interno del bersaglio qualche cosa, visto che la paziente ha una situazione clinica molto difficile e difficilmente può essere operata, vediamo. E abbiamo scelto l'alcol per tutta una serie di considerazioni. L'alcol veniva già usato per le sclerosi dei vasi sanguigni, eccetera. E chi è stato il primo a pensare di utilizzare l'alcol per trattare l'epatocarcinoma e cirrosi? Un italiano, il mio fratello e amico Tito Livraghi. Il primo lavoro al mondo sulla valorizzazione del tumore del fegato, l'epatocarcinoma, è di Tito Livraghi dell'86. Tito ha lavorato per tanti anni a due passi da qua, a Vimercate. Adesso è in pensione, ma è stato lui. Chi sono stati i primi due gruppi al mondo utilizzare la radiofrequenza per le terapie dei tumori epatici e di altri organi? Italiani. Il primissimo al mondo è stato Sandro Rossi, gastroenterologo di Piacenza, attualmente a Pavia. I primi due gruppi al mondo che hanno usato la radiofrequenza raffreddata, quella oggi più usata al mondo, sono stati i gruppi di Busto Assizio e di Vimercate in due giorni successivi nel 1995. Quindi sono dati, credo che, a proposito di eccellenze, prima sentivo parlare di eccellenze italiane, credo che vadano ricordati. Allora, tutte queste tecniche cosa servono? Servono ad uccidere un tessuto patologico lasciandolo dentro. Quindi il chirurgo toglie, noi non togliamo, lasciamo dentro. Evidente, questo comporta delle problematiche, perché non possiamo controllare visivamente quello che abbiamo fatto, lo possiamo controllare attraverso le metodiche di immagine, altrimenti saremo dei chirurghi, chiaramente. Se questo è il tumore, questo deve essere il risultato. Se il trattamento si limita soltanto al tumore e non va oltre, non si fa assolutamente nulla, il tumore ricresce. Così come il chirurgo, quando opera, non toglie semplicemente il nodulo, ma solamente toglie una parte di tessuto sano intorno, in modo che il margine sia conservato. Da quell'inizio storico, questo è lo stato attuale di queste terapie dall'imaging. Ci sono metodiche di immagine, risonanza, attacca di ecografia che le possono guidare, una marea ormai di tipi diversi di forme di energia, la crioterapia, la centrale di frequenza, gli ultrasuoni focalizzati, la brachiterapia, la focalizzazione, a cui si aggiungono adesso microonde, e microonde che non sono ancora comprese, e non più soltanto del fegato, ma vedete tutta la serie di tessuti in cui oggi possiamo andare ad agire. E negli anni c'è stato un progressivo aumento dell'accettazione in ambito medico-clinico di queste patologie, di questi trattamenti. Oggi chiaramente sono settori in cui è assolutamente entrata nella routine, alcuni settori in cui sta avviandosi. La mitica parola breast, che è qua in fondo, vedete che adesso è in fondo alla classifica, io tra pochissimi anni andrò in pensione. Ma credo che i più giovani presenti in sala tra un po' di anni vedranno trattare i piccoli tumori mammari senza neppure tagliare, semplicemente curandoli. Qualche esempio, un esempio da farvi vedere più avanti. Come vanno
queste cose nel mondo vanno in questo modo. Prima abbiamo visto le curve di crescita delle zootte nel mondo, e questa assomiglia un po' alla curva di crescita, sono le metodiche ablative del mondo, come sono cresciute non soltanto in ambito epatico, che è stato che è il cavallo di battaglia, ma anche in tanti altri distretti corporei. Perché? Perché non sempre i pazienti possono essere operati, ci sono varie situazioni in cui non sempre la chirurgia è possibile, perché sono metodiche assolutamente ripetibili, tipo la paziente prima che vi ho mostrato, il primo caso che vi ho mostrato all'inizio della presentazione, sono metodiche a bassissimo rischio, le complicanze sono estremamente rare, hanno un'efficacia notevole nei piccoli tumori, la parola small è fondamentale per dare questo significato, perché comportano una pochissima perdita di tessuto non tumorale intorno, e faccio il caso del solito paziente cirrotico, nel quale più si è limitati nella patologia tumorale meglio è, perché il fegato cirrotico è già di per sé un fegato che lavora poco e male, se andiamo anche a toglierne delle parti peggioriamo ulteriormente la funzione del fegato. E dato non da scartare, anzi sempre più importante nel mondo di oggi, a basso o bassissimo costo paragonato ad altre metodiche terapeutiche. Lo scenario di oggi è, ho detto prima, estremamente variegato, ci sono ormai aggeggi di tutti i generi e qualità, e si sta affermando sempre di più nel mondo, e spero che questo anche in Italia diventi la realtà, l'esigenza di creare centri di questo genere di interventistica oncologica che possano disporre possibilmente di tutte le metodiche terapeutiche e di tutte le metodiche di guida, perché parcellizzare queste cose in 300 centri sparsi ovunque che trattano 10 pazienti all'anno e che hanno una sola metodica disponibile è assolutamente sbagliato. Le microonde ci hanno consentito negli ultimi 4-5 anni di fare passi avanti enormi, soprattutto a livello epatico. Le microonde sono molto aggressive, come ho detto prima, in pochissimi minuti trattano quello che la radiofrequenza trattava in tempi più lunghi. Per stare attenti a non provocare danni al paziente, certamente, però siamo scesi dai 10-12-15 minuti della radiofrequenza addirittura a 2-3 minuti di trattamento. Oltretutto le microonde hanno penetrano molto più nel tessuto, quindi diffondono più rapidamente e più intensamente l'energia, non necessitano di placche per chiudere i circuiti elettrici, non hanno nessuna interazione con i dispositivi metallici a differenza della radiofrequenza, e non sono sensibili al tipo di tessuto, vanno bene nel polmone piuttosto che nell'osso, piuttosto che nel tessuto molle come il fegato, eccetera. Sono più rapide, non subiscono o subiscono molto poco l'effetto dei vasi sanguigni, il che vuol dire che se un tumore è vicino a un grosso vaso sanguigno, la radiofrequenza può avere il limite che il vaso sanguigno porti via il calore e quindi faccia trattare meno il tumore. Con le microonde questo non esiste, o esiste comunque in misura nettamente inferiore. Tanto per dare un'idea, difficilmente si poteva pensare tempo fa di trattare un tumore del fegato di questa mostruosa dimensione in un paziente che non poteva purtroppo subire niente altro. Ci abbiamo provato con le microonde e questo qua è il risultato. Il trattamento per ottenere questo risultato è stato eseguito in 15 minuti, il paziente è andato a casa il giorno successivo al trattamento, questo è stato eseguito circa 3 anni fa, il paziente sta tuttora molto bene, fino adesso non ha sviluppato altri tumori. Questo è un risultato di un trattamento di un altro tumore del fegato a 6 anni di distanza, non si vede più nulla. Ho detto prima che la tecnologia ci consente di fare delle cose impensabili, questo devo dire per esempio in questo caso grazie proprio alla ditta di cui si parla oggi, che è Esot, che ad esempio nel caso del laser, l'azienda Esot ha collaborato alla realizzazione dell'unica macchina fino adesso esistente al mondo di ecografo con il laser al suo interno, nella stessa struttura. Ovviamente ha costruito delle sonde che funzionano benissimo al riguardo. Sonde che consentono di vedere con grandissima precisione l'ingresso di questo aghino sottilissimo che contiene la fibra laser in bersagli di questo genere. Tanto per darvi un'idea, questo bersaglio è circa di 12 mm, il controllo è millimetri. Si è parlato di fusione di immagine, e anche qua, oggi sembra che facciamo una sviolinata all'Italia, ma quando penso che sia giusto farlo, è giusto farlo. La fusione di immagini di cui ha accennato Claudio Ruffagni è nata in Italia e una delle idee iniziali è proprio nata, e sono contento di dire anche questo, nel mio reparto nel 2001, 13 anni fa.
Vi ricordo che le più grosse ditte mondiali di tecnologia, Siemens, Philips e General Electric, sono arrivate alla presa d'immagine 3-4 anni fa. Come si è arrivati? Esisteva già la possibilità di fondere una metodica con un'altra, ma non si vedeva tanto il significato. Un giorno del 2001, nel mio reparto, stavamo cercando di raggiungere con un ago una piccola metastasi epatica che l'attac davanti ai nostri occhi mostrava perfettamente, ma non ci riuscivamo perché la lesione non si vedeva bene con l'ecografia. E scherzando io dissi, certo, se potessi muovere l'attacca forse andrei a trovarla la lesione. C'erano di fianco a me due ingegneri di Esotte, i quali mi dissero, ma vuoi muovere l'attacca? Basta chiedersi, non ce l'ha mai chiesto nessuno, la tecnologia c'è, basta utilizzarla, basta farla. E questo qua è il risultato è quello che oggi, come vedete da questa immagine, mi fermo un attimo il video a questo punto, questa è l'ecografia. Questa è la TAC che è esattamente appaiata all'ecografia in tempo reale, questo è l'ago che entra all'interno di un bersaglio in ecografia, ma questo è lo stesso ago che entra nel bersaglio in TAC, solo che la TAC non è in tempo reale, la TAC è stata eseguita qualche giorno prima, ma il perfetto appaiamento consente di vedere l'ago che entra anche nella metodica che è appaiata. Se, come capita qualche volta, si perde il controllo dell'ago in ecografia perché il bersaglio è profondo, eccetera, quest'altra immagine aiuta chiaramente a capire dove si va. E questo si ottiene mettendo un sensore sulla sonda e mettendo un secondo sensore sull'ago che entra nel bersaglio. Stiamo arrivando, credo, spero proprio che sia questione di pochi mesi, abbiamo già provato sperimentalmente, ma ancora non è stato messo in commercio, di avere questi fantastici microsensori che si montano all'interno del lago, all'interno delle antenne, all'interno degli elettrodi, che danno la maggiore precisione possibile a questo punto nel raggiungimento dei bersagli. Perfetto apprendimento si realizza creando intorno al paziente con un piccolo dispositivo un campo elettromagnetico. Si carica all'interno dell'ecografo il volume del paziente, che sia TAC risonanza o TAC PET, sottolineo quest'ultima, vedete un esempio tra poco. Si danno dei punti anatomici di riferimento al sistema, il più comune è il piano che passa attraverso l'ombelico del paziente, si riconosce il piano ombelicale intatto in risonanza, si tiene la sonda sull'ombelico e si dà il piano di riferimento, a quel punto ci si sposta sull'organo che si sta studiando, che sia il fegato o il rene, ci scelgono alcuni punti anatomici, adesso ne basta uno solo, a dire la verità. All'interno dell'organo si riconosce lo stesso punto sull'ecografia, lo stesso punto sull'attacco, si schiaccia un bottone e la macchina fa da sola e sistema e trova i punti di riferimento. Se c'è un minimo di mismatching basta fare un piccolo adattamento manuale che si riesce. Cose impensabili fino a pochi anni fa. Per esempio, questo paziente veniva con questa recidiva di tumore del fegato vicino alla zona di necrosi da ritrattare. Ma l'ecografia è questa, quasi non si vede il fegato in questo paziente, un paziente è veramente disperato per l'ecografia, quindi non solo non si vede il bersaglio, ma quasi non si vede il fegato. Quindi abbiamo scelto dei punti di riferimento, questa è la vena porta in ecografia, questa è la vena porta in TAC, quindi il bersaglio è qua, in TAC, ma dov'è in ecografia? Non si sa, la sensazione è questa. Allora, entriamo in questo modo qua, il bersaglio viene colpito in questo modo, ci disinteressiamo totalmente dell'ecografia, purtroppo non ci serve a nulla, ci serve solo come braccio, come leva, andiamo dentro nel bersaglio, il trattamento viene fatto, come vedete la parte viene trattata perfettamente. Esaudi in questo momento, devo dirlo, è l'unica azienda al mondo che rende possibile fare queste cose qua, e cioè fondere la TAC PET con l'ecografia, zona che la TAC PET evidenzia molto bene, con patologica, che l'ecografia non fa vedere chiaramente. Allora si sincronizzano le metodiche, si utilizza, mi fermo un secondo, si utilizza la componente TAC della TAC PET per fare il sincronismo della coregistrazione, poi si inserisce l'imaging PET fa vedere dov'è la zona, ci si ferma lì, si inietta il mezzo di contrasto ecografico in modo da vedere che sia effettivamente quello il bersaglio,
e a questo punto si introduce la metodica, in questo caso sono le microonde, e si fa il trattamento, ma non solo, a questo punto si può fare anche un lavoro molto più raffinato. Dopo il trattamento si rinietta il contrasto, si sovrappone la lesione prima del trattamento in petto, sopra all'interno del volume ottenuto di necrosi ottenuta, per vedere se è sufficiente o se va allargato. Sono immagini volumetriche queste, non sono immagini su un piano solo. Il risultato è prima del trattamento, dopo il trattamento, in petto. Vado adesso molto rapidamente per non voglio rubarvi tanto tempo. Ci sono molti parametri che vanno esaminati, che vanno studiati quando si usano queste tecnologie. Ovviamente fondamentale la collaborazione con gli oncologi in primis e con i chirurghi per stabilire quale sia al momento la terapia migliore in quel particolare paziente o per quella particolare lesione, e anche come andiamo a valutare i nostri risultati, con quali metodiche, in termini di sopravvivenza, eccetera, eccetera. Esistono, ho detto prima, tecnologie molto diverse, quindi l'ideale sarebbe scegliere sempre la migliore tecnologia per quel particolare paziente, o meglio, per quella particolare lesione in quel paziente. L'esperienza degli operatori è molto importante e andrebbero fatti sempre più degli studi grandi, su vasta scala, per determinare veramente l'efficacia clinica di queste metodiche. Nell'endotocarcinoma ci siamo arrivati, è stato il primo studiato, e adesso ci siamo arrivati attraverso tutta una serie di lavori. Ormai è assolutamente chiaro che l'endotocarcinoma entro i 2 cm si deve curare come prima scelta con le terapie relative locali, non certamente con la chirurgia, tanto è vero che nei protocolli ormai presenti la parola ablation figura ufficialmente non soltanto in quello entro i 2 cm, ma anche in quello entro all'interno dei 3 cm di dimensioni. Perché? Perché alcuni studi clinici randomizzati hanno dimostrato che per lesioni di questo genere il risultato è lo stesso nel tempo. 3 anni di sopravvivenza con la radiofrequenza, 3 anni di sopravvivenza con la chirurgia, 86%, 87%. Ripetendo questi studi, e questo è un altro studio di questo genere randomizzato di confronto, si ottengono questi risultati. Interessante notare, come dicevo prima, che le complicanze sono estremamente rare. Il tasso di mortalità negli endotocarcinomi trattati, il endotocarcinoma ha un problema importante, che è il paziente. Il paziente può essere sempre un paziente cirrotico, a volte anche in condizioni non eccezionali. Vedete le complicanze, la mortalità è dell'ordine dello 0, qualche cosa, le complicanze maggiori dell'ordine del 2-3%. Ovviamente, a seconda dello stadio, quando lo stadio è più avanzato, si comincia con un'altra metodica ablativa, di cui non parlo oggi per motivi di tempo, che è la chemoembolizzazione, eventualmente poi la si completa con l'ablazione. Nelle metastasi, specialmente quella da colon, ci stiamo progressivamente inserendo molto bene, specialmente in tutti quegli ambiti in cui la chirurgia è difficile o è stata già eseguita più volte o il paziente è in condizioni cliniche difficili. Quindi ci sono applicazioni in ambito di metastasi colorettale in cui ormai la terapia ablativa trova un ruolo assolutamente preciso. Altre che sono ancora controverse, e qui è un po' provocatoria questa mia slide: quando la malattia epatica è resecabile, sempre ancora la chirurgia o qualche volta terapie ablative? Oggi io dovrei dire personalmente che se le metastasi sono entro i 2 cm di dimensioni non c'è alcuna differenza tra terapia ablativa e chirurgia, soltanto che la terapia ablativa costa molto poco, è molto meno invasiva e lascia la speranza di essere ripetuta più volte nel tempo. Questo è un paziente con una storia di metastasi epatiche piccole venute fuori negli anni, che ogni volta ha subito piccole ablazioni. La metastasi da colon che stiamo seguendo credo da circa 9 anni, e il suo piccolo elemental svizzero, che è il suo fegato, è così ridotto. Difficilmente un chirurgo riesce ad andare a togliere una metastasi in questa posizione, vicino al cuore e in mezzo ai grossi vasi. Questo è il trattamento operativo. Difficile forse per il chirurgo andare a operare questa mini metastasi adiacente al cuore, interamente circondata da polmone, e questo qua è il risultato. Nel tempo le zone trattate vanno rimpicciolendosi progressivamente. Questo l'ho già detto, delle dimensioni piccole. In termini di sopravvivenza, abbiamo pubblicato a Busto 2 anni fa su Radiologica, la maggiore rivista mondiale, il lavoro più grosso al mondo sulle metastasi colorettali trattate,
e per lesioni fino ai 4 cm abbiamo a 5 anni il 48% di sopravvivenza, che è molto simile alle migliori casistiche chirurgiche, ovviamente fatto salvo le piccole dimensioni dei bersagli, sempre con complicanze molto limitate. Se mi concedete ancora 3 minuti parlo di altre possibili applicazioni. Il rene, il piccolo tumore renale, soprattutto se è sviluppato verso la parte esterna del rene e non verso la parte interna, si presta perfettamente alle terapie ablative, specialmente nei soggetti anziani. Il trattamento è semplicissimo ed è assolutamente facile. Questa è la casistica più grossa al mondo attualmente pubblicata dal Massachusetts General Hospital di Boston, dove hanno un'esperienza enorme, 243 neoplasie renali, 93% di recurrence free survival, che è un dato assolutamente eccellente. Anche qua le dimensioni, entro i 3 cm sì, sopra i 3 cm meno. Questa è un'applicazione in ambito polmonare. Nelle piccole metastasi polmonari o nei piccoli primitivi polmonari in cui la chirurgia possa avere dei problemi, oggi si può usare la terapia ablativa. Perché non mostro casi di interstizio? Ahimè. Perché per fare queste cose nel polmone ci vuole la TAC, non basta l'ecografia. E le macchine TAC che abbiamo a disposizione sono talmente poche, talmente sovraccariche di lavoro, che purtroppo non possiamo fare queste cose. Grande peccato, ma è così. La criolazione crea queste palle di ghiaccio, si chiamano ice balls, non per niente, ed è un trattamento estremamente preciso, funziona molto bene nella patologia ossea, soprattutto nelle metastasi ossee, introdotto inizialmente soltanto a scopo di togliere il dolore al paziente in associazione quindi alla radioterapia, ma si sta vedendo che utilizzando molto bene e portando la criosonda a toccare la corticale ancora viva dell'osso, si ottiene anche un buon risultato in ambito oncologico. L'elettroporazione irreversibile, ne sentirete parlare sicuramente nei prossimi anni, sta arrivando adesso, purtroppo in questo momento è piuttosto costosa e ancora poco approfondita, è la meno invasiva di tutte perché comporta, anzi è quasi la meno invasiva, scusate, ho detto un'imperfezione, i due elettrodi sono aghi sottilissimi che vengono introdotti nel bersaglio, spaziati tra di loro, si accende la macchina, si crea una fortissima differenza di potenziale in questione di frazioni di secondo tra i due elettrodi e il tessuto viene distrutto attraverso rottura delle membrane cellulari. Ad esempio, l'elettroporazione viene attualmente utilizzata in alcuni casi di patologia pancreatica e in alcuni ambiti della patologia polmonare. Ovviamente richiede anestesia generale, anche se il trattamento è brevissimo, perché è una scossa elettrica formidabile, quindi il paziente deve essere sotto rigoroso controllo anestesiologico. Ecco, questa è la meno invasiva di tutte. Prima ho detto un errore, perché non va avanti, eccolo qua. E sono gli ultrasuoni focalizzati. Questa macchina è più complessa delle altre, indubbiamente, perché richiede l'uso, è una macchina dedicata, o di un ecografo, o meglio ancora di una risonanza magnetica, all'interno della quale il lettino del paziente viene sostituito con un letto in cui c'è uno specchio acustico che concentra, come facevamo da bambini utilizzando la luce del sole e bruciando un pezzetto di carta sul tavolo, concentra in un bersaglio piccolissimo una massima di energia senza ledere i tessuti circostanti, quindi qua non si fora neanche la pelle rimane assolutamente normale, e questo è il bersaglio. Ovviamente si tratta di piccole insolazioni molto intense, molto millimetriche, che possono trattare volumi abbastanza ampi. Questa è un'applicazione in ambito mammario. Ci sono 4 centri al mondo in cui viene utilizzato in questo momento l'IFU, si chiama IFU, per trattare piccole neoplasie mammarie con risultati che sembrano davvero estremamente interessanti, così come viene utilizzato in ambito prostatico adesso, in alcuni settori di ambito prostatico, perché risparmia i tessuti intorno e focalizza molto l'energia sul punto base. Infine, il laser è il più piccolo, Esaote ne sa qualcosa di questa macchina, l'ho già detto della macchina di Esaote. Abbiamo cominciato a utilizzarla 4 anni fa, cercando di selezionare qualche argomento in cui potesse servire. Busto, che sta lavorando, è un centro in cui in ambito patologia tiroidea è enorme.
Allora, abbiamo, sulla spinta degli otorini e dei chirurghi di busto, abbiamo cominciato a utilizzare il laser per distruggere i piccoli linfonodi tumorali metastatici del collo, nei tumori capillari della tiroide, nei pazienti già operati di tiroide e già linfadenectomizzati, quindi pazienti che avrebbero bisogno di ulteriori interventi chirurgici. Il trattamento è millimetrico, ma è assolutamente fantastico. Il linfonodo prima del trattamento con mezzo di contrasto, ed è quello, si inserisce la fibra o le due fibre, il laser è estremamente sicuro da usare perché è millimetrico nella sua precisione, si forma il gas, dopodiché si fa il controllo subito dopo e si vede che il linfonodo è completamente devascolarizzato per il trattamento. Prima del trattamento il linfonodo captava la PET, dopo il trattamento, questo è un anno di distanza, la PET non capta più assolutamente niente, il linfonodo è morto. Ma invadendo un attimo un settore che non è oncologico, e qui magari anche tu non rischia di tirarmi qualche oggetto contundente addosso, ma ormai la medicina va in questo settore, il gozzo, che non è patologia tumorale, quindi non c'entra niente. Per molti anni io personalmente ho fatto molta resistenza a usare la termoablazione anche in questo settore. Mi devo ricredere, i coreani hanno prodotto articoli a valanga su questo settore, ormai con casistiche di migliaia di casi. La termoablazione praticata bene con laser o con radiofrequenza nel gozzo in paziente che non voglia o non possa farsi operare, riduce il volume del gozzo da questa dimensione a questa dimensione del tempo, perché è a 54 mesi. Per cui gozzi persino mostruosi di questo genere possono finire così in due o tre applicazioni successive locali, senza ricovero, dimettendo il paziente dopo poche ore. Ultima slide, tutto questo ovviamente deve essere fatto in stretta collaborazione con tutti coloro che entrano nella gestione di queste patologie, dal clinico all'oncologo, al gastroenterologo, all'epatologo, al chirurgo, per cercare di ottenere i migliori risultati. Grazie.